Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale. Oggi siamo tornati in duello di Yu-Gi-Oh! Contro mia sorella. Userò il deck Fedele della Luce scarsissimo, schifosissimo. Contro mia sorella il deck Synchro, il suo solito scarso. Comunque, lasciate subito un bel mi piace. Ho provato a portare la live di Minecraft, non è entrato nessuno, l'ho eliminata. Credo di non portare più live di Minecraft sul mio canale. Magari ne porterò molto più avanti, ma per adesso, per un bel po' di tempo non ne porterò. Forse neanche più video, non lo so, non la seguono in molti. Comunque, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e buona visione. Ok, stiamo mescolando le carte e adesso ci alziamo i mazzi e vediamo chi inizia. Ok, vai. Benissimo. Probabilmente tra un po' farò una live speciale 500 iscritti e speciale un anno su YouTube. Spero di potervela portare. Allora, alzo. 6. Alzo io. 2. Ok, 2, ho vinto io, quindi sei tu. Posiziono una carta coperta e un mostro coperto in posizione di difesa. Faccio rinforzi dell'esercito e mi permette di prendere un mostro guerriero di livello 4 inferiore dal mio deck alla mia mano. E prendo rottame 5. Ok. Passo. Ok, pesco, carta coperta, attivo, Rame della Luce. Ogni volta che una o più carte vengono mandate dal deck al cimitero, metto un segnalino splendore su questa carta. E tutti i mostri fedeli della luce, per ogni segnalino splendore, guadagnano 100 attacco. Se questa carta saprà essere distrutta, posso rimuovere due segnalini da questa carta o dal terreno. Non viene distrutta. Attivo carica della brigata, mandare le prime tre carte dal deck al cimitero. 2, 3, che schifo, poteva capitarmi di meglio, proprio schifose. E aggiungo un mostro fedele della luce di livello 4 inferiore dal deck alla mano. Scelgo lui. Ok. Lo evoco e durante la main phase posso mandare le prime due carte dal deck al cimitero. Intanto guadagna due segnalini per le prime tre, che valgono solo una volta, ogni volta che uno ha più carte. Quindi un segnalino per le prime tre, un altro per queste due. Comunque questo qua, per ogni mostro fedele della luce mandato al cimitero da questo effetto, guadagna 200 attacco. Quindi 1900, 2100 più 200 fa 2300 d'attacco. Con 2300 attacco il mostro coperto in difesa. E passo mandando le prime due carte dal deck al cimitero. Io pesco. Ah, manda quindi un altro segnalino, arriva. Tre segnalini. E lui ha 2400. E fai? Rottame Synchron. E il suo effetto può prendere un mostro dal cimitero ed evocarlo in posizione di difesa, ma i suoi effetti sono annullati. Ed evoco guerriero rottame. Ok, benissimo. Seconda carta da 2400. Faccio dispositivo di salvataggio obbligatorio. Faccio ritornare nella mano lui. Va bene. Rischio 2300 diretti. Sì. Sono a 5700. Con questo è l'unico duello in cui può vincere contro questo mazzo. Rievoco, mando due carte dal deck al cimitero. Un altro segnalino, arriva a 2100 d'attacco per 4 segnalini. Manda le 5 carte dal deck al cimitero. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi guadagna un altro segnalino, arriva a 2200 d'attacco. Passo, mando due carte dal deck al cimitero, arriva a 2300 d'attacco. L'ho fatto per pareggiare. Io pesco. Almeno ho il tuo stesso attacco. E passo. Pesco. Evoco. E posso aggiungere dal deck alla mano, se viene evocata normalmente, un mostro luce di tipo drago con livello pari o inferiore al numero di totale di mostri fedele della luce nel tuo cimitero. Comunque, fedele della luce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Posso scegliere un mostro drago di livello 7 o inferiore dal deck. Spero 1, 2, 3. No, è di livello 8. Ne avrà qualcuno di livello 7? Sì, ho questo qua, ma non è forte. Peccato. Ma è 6. Ah, 7 inferiore. 7 inferiore. Ho due carte dal deck al cimitero. Nessuno è sì, è fedele, quindi arriva a 2300, 2500 più un segnalino, quindi 2600 d'attacco. Attacco 2600 il mostro. Magia ombra. Ah. Perde 700 d'attacco. Vabbè. Non può attaccare, cambia la sua posizione. Passo. E mando 4 carte al deck al cimitero, maledizione. 3 e 4. Perdendo 700 d'attacco. E un altro segnalino. Era 2600 meno 700, arriva a 1900 più 100, 2000. A 2000, ok. Sì. Ho già pescato. Ecco. Faccio eruzione scura. Posso prendere un mostro oscurità. E prendo rottame synchron. Lo evoco. Faccio il suo effetto. Sto già per finire le carte del mazzo, adesso perdo così sicuro. Ed evoco Hatchel. Evoco guerriero polvere di stelle. Ed attacco 3000 lui. Morta.
Meno male. Passo. Pesco. Ah, prima di tutto aspetta, prima di pescare. Dice che se viene mandato al cimitero manda una carta dal deck al cimitero. Vabbè. E un altro segnalino. Quindi quanti sono? 9, arriva a 2600 meno 700, 1900. Pesco, una carta, carica dell'applicata della luce. Mando tre carte, 1, 2, 3, che schifo. Mi sa che un segnalino sicuro. Il mostro fedele della luce è livello 4 inferiore dal deck. Prendo questo, però non posso far molto. Passo mandando due carte dal deck al cimitero, un altro segnalino. Quindi arriva a 2100 d'attacco. Pesco, ho un sacco di carte che però non mi servono molto. Evoco già che ci sono Jet Synchron. Attacco 3000. Subisco 900. Prima ero 5700, adesso sono a 4800. Poi? E 500 diretti. 4300. Io sono ancora 8000 per me. Sì, sì, sì. Pesco, evoco, attacco 1800 lui e guadagna 300 attacco durante il damage step, arriva a 2100, quindi arriva a 1600. Subisci 1600 e arrivi a 6400. Passo. Pesco. Cosa fai? Il mio ha 3400 d'attacco e il tuo 3000. Non potrei attaccarlo, perciò andiamo su effetto. Io ho 3400 d'attacco, quindi il tuo ha 3000, perché ci sono i segnalini. Non saprei cosa fare. Non c'è nessun effetto che fa dal cimitero qualcosa. Un po' se in difesa e passo. Pesco. Evoco specialmente. Se hai più di 4 mostri. Più mossi, ma li ho visti già prima, ne avevo 7. Con nomi diversi. E non posso evocare specialmente in altri modi. Puoi pagare 1000 life points. Distruggi tutte le carte sul terreno durante ogni tuo end phase. Ma le prime 4 carte dal deck al cimitero. Anche le tue? Sì, purtroppo sì. Lo attivi? Quello è il problema. Ci sto ragionando. Te sei a 5100 life points. Tu sei a? È un bel problema. Io sono a 4300 life points. L'unico problema è che se io adesso... Io sto per finire le carte. Quante carte ho? 1, 2, 3. Potrei salvarmi. Sì. Calcoliamo. Potrei... Devo fare una mossa rischiosissima. Proprio rischiosa. Io non ho ancora evocato normalmente però, Vero? No, non ho ancora evocato normalmente. Quindi, evoco. Se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa prima del calcolo dei danni, mischia quel mostro nel deck. Durante ogni end phase, manda le prime tre carte dal deck al cimitero. Quindi nel caso ti ritorna nell'extra deck. Attacco 1600, te lo faccio ritornare nell'extra deck. Ok. Poi attacca, hai perso. Che brutto. 4300 a 0, dai. Che vedere quante... Cosa avevi? Cioè... Pochissime, 5 carte avevo. Potevo fare anche un'altra mossa. Luce, cioè, sì. Che sfortuna. Sì, sì, sì. Comunque è stato un bel duello perché è molto combattuto. Però abbiamo fatto un bel duello. Rischiamo molto di perdere finendo le carte del mazzo. Io perdo sempre. Con questo mazzo qua perdo sempre quando finisco le carte del mazzo. Perché è l'unico problema. Dovrei ridurre le carte mandate al cimitero. È molto. Hai fallito. Cioè, in realtà non è forte questo mazzo. Però. Boh, non so. Ha fallito. Magari faremo anche la rivincita di questo duello. Non mancate ad altri video, guardateli tutti e ciao a tutti. Ciao.